qua e per questa bellissima iniziativa che viene in un periodo particolarmente difficile e che li porterà a Solferino, dove qualche anno fa è nata la Freccia Rossa, per cui gli lascio subito la parola, che dopo riusciamo anche a mangiare qualcosa. Grazie Parma, perché era inaspettata la nostra presenza qua, nel senso che avevamo programmato tutto questo in 3 settimane con delle soste chiaramente obbligate, e quindi appena Parma mi ha contattato ben volentieri l'abbiamo inserita subito nel gruppo e si è visto appunto la vostra bellissima accoglienza. Sono ormai set up e questa è la terza, perché abbiamo voluto farne una nuova. Ieri sera sarà appunto Brescia-Bergamo, nello specifico per ricordare un po' le vittime anche della Bergamasca e del Bresciano. Questo è un progetto che vuole ricordare le persone scomparse del Covid-19, sia le persone che abbiamo soccorso, perché sono un volontario come voi, e sia perché delle persone colleghi ci hanno lasciato, no? Sono arrivato alla Codogno in questo momento e ieri sera ho fatto, non posso dire il turno, ma ho mangiato comunque con una ragazza che gli è mancata la mamma. Questa ragazza aveva 20 anni, 25 anni, cioè alla fine. E quindi è un momento anche un po', se vogliamo, paradossalmente di festa, perché questa settimana era la nostra festa. Se vi ricordate, chi ha un po' di esperienza, la settimana del Solferino inizia un po' prima e va a finire con la fiaccolata. Bene, l'unico messaggio positivo che posso darvi, magari l'unico ma forse importante, è che noi faremo la fiaccolata. Io rappresenterò un po' tutti quelli che sono i volontari. Non l'ho voluto io, nel senso che io mi sono proposto per fare un giro in bicicletta e ricordare le persone del Covid e Solferino, però forse era un progetto interessante e hanno voluto così, o comunque hanno deciso così ieri, e quindi Francesco Rocca mi aspetterà l'una del 24 a Solferino per commemorare un po' tutte le vittime, e io porterò il messaggio di tutti noi, voi compresi, perché chiaramente è un percorso che ho iniziato a Torino 3 giorni fa e quindi insomma è lunga. Grazie anche al mio collega del comitato appunto di Fidenza, abbiamo fatto questi chilometri insieme. In alcune tappe siamo un gruppo coeso, in altre tappe siamo in meno, ma l'importante è che la fiaccola, che sono 2 fiaccole sostanzialmente, quello che poi in realtà è la mia piccola valigia personale, ma vuole simboleggiare un po' la fiaccola, e poi questa borraccia che mi è stata data da Torino, che arriverà a Solferino. E altri doni che mi sono stati dati da tantissimi comitati, semplicemente per portarla a Solferino, quindi sono contento, grazie a voi che ci avete aspettato, siamo andati un po' in ritardo, però siamo in bicicletta, non spingiamo l'acceleratore come se fossimo sull'ambulanza, no? Parlo anche da autista, quindi tempi lì. Decide la gamba, il sole, oggi fa caldo, quindi grazie a tutti. E quello che vi posso dire, 20.000 volontari erano a Solferino, quest'anno andremo noi dai 20.000 volontari, quindi cerchiamo di fare anche il nostro, io pedalando, poi ognuno fa il suo. Grazie mille ragazzi. Grazie a tutti.